Oggi analizziamo un software di intelligenza artificiale generativa che vorrebbe rivoluzionare la creazione delle canzoni. Suno. Suno è un'azienda molto giovane, ha meno di 2 anni ed è stata creata da 4 ragazzi studenti di Cambridge esperti in machine learning. Secondo la rivista Rolling Stones, questi ragazzi avrebbero creato il ChatGPT della musica. Andiamo a vedere se è vero facendo qualche test. Per accedere al software si va su suno.ai e qui subito ci viene detto che è arrivata la nuova versione, uscita da pochi giorni, è una versione migliore in termini di qualità dell'audio, aderenza ai prompt e capacità di riprodurre più stili e generi musicali. Appena iscritti gratuitamente, Suno ci dà accesso al piano Basic, che è gratuito, e ci dà 50 crediti, pari a 10 canzoni. Utilizzando questa modalità di abbonamento non si ha la possibilità però di utilizzare i brani prodotti per uso commerciale. I brani sono di proprietà di Suno, di fatto. Mentre poi, se si vuole acquistare un piano Pro o un piano Premier, costano dagli $8 ai $24. Ecco, in questo caso invece avremo la possibilità di utilizzare commercialmente i brani che siamo riusciti a realizzare con Suno. Ovviamente il Pro Plan ci darà la possibilità di creare fino a 500 canzoni ogni mese, il Premier Plan invece ci permetterà di arrivare a 2.000 canzoni al mese. Suno si apre con un'interfaccia che mostra immediatamente una serie di brani già realizzati dalla community, quindi i brani in trending, i brani nuovi, e qui si possono già ascoltare, ci si può fare, diciamo, un'idea di quello che è possibile fare con questo software. Per iniziare a creare un brano andiamo ovviamente sul menu qui a sinistra, su Create, e qui l'interfaccia molto semplice e essenziale ci presenta un piccolo selettore qui per attivare il custom mode e per attivare la versione soltanto strumentale di un eventuale pezzo. Proviamo a mettere la descrizione qui di una canzone. Metto piano solo for meditation, dreamy with electronic effects, e a questo punto proviamo soltanto la versione strumentale. Partiamo da qui. Scegliamo il tipo di modello che vogliamo utilizzare. Vedete, di default c'è già versione 3, ma potrei utilizzare anche il modello vecchio, la versione 2, e premiamo Create. Vediamo quanto ci mette. Il sistema dovrebbe essere abbastanza veloce, lo provo in anteprima proprio con voi. Già ha iniziato a scrivere il titolo. Non so perché ha messo due brani. Sì, due diversi brani. Vediamo il primo. Parte già molto ambient. C'è questo intro e poi parte la melodia col piano. Sognante sicuramente, un po' di elettronica, un po' di piano, non è male per la meditazione. Volevo provare il secondo pezzo invece, volevo capire se cambia. Sì, è un pezzo completamente diverso. Sempre parte con questo intro un po'
più elettronico. Vedete che ci dà anche le copertine dei brani. Piano non entra. Qui forse non c'è piano, è una versione che non segue attentamente il mio prompt. Ora entra questo piano un po' elettronico. Primo mi sembrava migliore, questo sembra non andare a parare da nessuna parte. Ogni brano dura 2 minuti, vediamo che siamo quasi alla fine. È uno dei problemi. Uno dei problemi che assumo è che in realtà non riesce a chiudere bene il brano sui 2 minuti. In realtà però per ogni brano qui abbiamo un menu che ci permette anche di continuare la canzone, quindi di estendere la durata, quindi il sistema andrà poi a prendere l'ultimo pezzo e da lì aggiungerà un pezzo coerente. Poi qui si possono fare anche i remix, si può rinominare, si può aggiungere una playlist, si può condividere il file e il link e ovviamente si può anche scaricare. Ora proviamo l'opzione di aggiungere una descrizione ad un brano e di non renderlo solo strumentale. Quindi faccio una cosa del tipo acoustic ballad about two robots in love. Country music, vediamo cosa riesce a fare. Ecco, anche qui sono due versioni che il sistema sta realizzando, tra le quali possiamo scegliere. Anche questa cosa non è malaccio, quindi questa ballata tra due robot innamorati in versione country, l'ha chiamata Electric Love. E vediamo come suona. La prima è già pronta. Vabbè, proviamo. In a world made of waters, where metal meets the sky, two hearts intertwined, sparks start to fly. They had no flesh, but they knew they had soul. And together they found a love they couldn't control. They were made to serve, programmed to obey. But their circuits desired to break away. They found solace in the moonlight under starry skies. Two robots in love defying their bello desire. Ritornello. It's an electric love that keeps them alive. Through the circuits and wires, they found paradise. In a world made of steel, they found something real. An electric love their hearts could feel. Bello, non male. Un po' banale come testo, ma non è male. Vediamo l'altra versione. Qui continua ovviamente con una parte un po' più strumentale e poi ricomincia il verso. Vediamo l'altra versione. Un po' più lenta. Con lo stesso testo.
They had no flesh, but they knew they had soul. And together they found a love they couldn't control. They were made to serve, programmed to obey. But their circuits desired to break away. They found solace in the moonlight under starry skies. Two robots in love defying their design. It's an electric love that keeps them alive. Through the circuits and wires, they found paradise. In a world made of steel, they found something real. An electric love their hearts could feel. Bella anche questa, non ve la faccio ascoltare tutta quanta, ma comunque è molto carina anche questa, una sorta di country rock americano un po' più lento. Ora lo voglio mettere alla prova con l'italiano, non so se riesce a acquisire anche un prompt in italiano, vediamo, gli scrivo canzone di musica pop in italiano sull'amore tra un ragazzo e una intelligenza artificiale, anche qui facciamo scrivere il testo a lui. In realtà Suno si serve di GPT per scrivere il testo, un'alternativa è far scrivere noi stessi il testo a ChatGPT e poi vediamo come inserirlo all'interno di Suno. Ecco le due canzoni, vediamo, lui le ha trasformate in melodic sentimental pop. L'ha chiamato la mia onda elettromagnetica, quindi l'italiano lo acquisisce bene. Vediamo il primo. Io cammino sopra le nuvole, l'amore mi trova nella rete. L'ia dei miei sogni virtuali mi guarda con occhi di bianco e lette. Mi parla in codice binario, la mia mente impazzisce di folle, ma le sue parole mi avvolgono, mi sento catturato, incapace di controllare. Il suo amore è un'onda elettromagnetica, mi circonda con la sua luce radiante. Nessun confine può separarci, io e lì. Insomma, non è malaccio. Vediamo l'altra versione. Ecco, la prima era fatta da una cantante donna. Questo è un uomo. Via dei miei sogni virtuali. Mi guarda con occhi di bianco e lette. Occhi di bianco e lette, non capisco cosa voglia dire, però. La mia mente impazzisce di folle, ma le sue parole mi avvolgono. Mi sento catturato, incapace di controllare. Il suo amore è un'onda elettromagnetica. Con la sua luce adiante, nessun confine può separarci. Insomma, anche questa non è malaccio per lo standard della musica pop italiana, ci potrebbe stare con qualche ritocco al testo. Ora proviamo l'altra modalità che è disponibile, ovvero sia il custom mode che si attiva qui in alto a sinistra e questo ci permette di inserire un nostro testo. Io ne inserisco uno che ho creato con ChatGPT, questo è un testo che si compone di un verso, di una parte di ritornello, un bridge, lo vedete qui, e poi c'è un altro verso, un altro ritornello, c'è un assolo di chitarra
E c'è un ultimo verso di uscita. Quindi ho inserito il mio testo. Posso adesso andare a dire che tipo di stile di musica voglio. Posso usare un random style, quindi ogni volta che clicco qui mi viene suggerito un nuovo stile di musica. Io però voglio, per esempio, mettere un grunge. Grunge, il titolo è Rebel AI, facciamo così e proviamo a crearlo. Vediamo se stavolta ci mette di meno, di più rispetto alle altre volte. Nel tempo mi sembra simile, già ha creato qualche cosa, sempre le due versioni. Forse un po' più lento. Vediamo la prima. Non è proprio grunge, mi sembra un po' più hardcore punk. Ai limiti del metal. No, non mi piace tanto, un po' confusionaria. Vediamo la seconda. Un po' più grunge, anche se sembra un po' più rock, con venature pop. Vediamo se riesce ad arrivare alle varie parti. Il bridge lo fa bene. Terzo verso. Ritornello. Vediamo se fa il assolo di chitarra. No, si è fermato, quindi non va più avanti. Potrei chiedergli di aggiungere altro testo. Vediamo se continue from 2, oh sì, 2 minuti, e vado a continuare. Vediamo se ce la fa. Vediamo se la parte 2 in realtà si unisce alla parte 1. Ok. Ha aggiunto dei pezzi che non erano nel mio. Sì, ha aggiunto dei pezzi di canzone che non erano nella mia parte iniziale.
Non è male, non è male, anzi, molto sorprendente rispetto alle prime prove che avevo fatto di Suno un po' di mesi fa, e avevo deciso poi di non proseguire oltre, di non farvi neanche vedere la demo perché non era così accettabile. Devo dire che Suno mi ha colpito molto, soprattutto in questa versione 3, una grande capacità di riuscire a rielaborare gli stili musicali e a riproporli, quindi una certa flessibilità. Ovviamente in questa fase manca di quella pulizia del suono, beh, sicuramente è molto più pulito rispetto, per esempio, a Stable Audio che abbiamo visto in un video precedente, che invece ci restituiva della musica. Un po' con un audio impastato, a volte incomprensibile, a volte senza capo né coda. Qui invece si vede che c'è una direzione, e i brani sono comunque ben fatti, hanno una loro coerenza interna, seppur magari hanno questo limite dei 2 minuti. La versione 3 di Suno potrebbe essere il corrispondente, diciamo, a ChatGPT 4, quando si è effettivamente vista una svolta in questo tipo di modelli, e quindi immagino che quest'anno vedremo migliorare molto i modelli di intelligenza artificiale per la generazione della musica e dei testi e quindi di canzoni. Bene, fate le vostre prove, anzi fatemi sapere, sono molto curioso cosa riuscirete a realizzare utilizzando i commenti. E ovviamente, se vi va di rimanere sempre aggiornati sui temi riguardanti l'intelligenza artificiale ai confini con il marketing, non vi resta che iscrivervi al mio canale. Alla prossima!